Il Sudafrica è il paese più colpito al mondo dall'epidemia dell'AIDS. La malattia ha ucciso 350.000 persone lo scorso anno. E qui in molti sperano che la Coppa del Mondo possa produrre lo shock necessario per porre fine a questa terribile piaga. In via eccezionale abbiamo avuto l'autorizzazione a filmare all'interno di un ospedale dove nessuna televisione generalmente può entrare. Siamo al St. Mary Hospital di Durban. Qui il 75% dei pazienti è sieropositivo. It's really an unspeakable tragedy. L'AIDS è veramente una terribile tragedia, soprattutto per donne e bambini. Oggi ci sono tanti orfani a causa dell'AIDS. Abbiamo cercato di mantenere in vita le madri attraverso un programma chiamato Prevenzione della trasmissione del virus da madre a figlio. E ad oggi abbiamo risultati molto buoni, il 95% dei bambini è sieronegativo, va molto bene. Il tabù sta cominciando a cadere in un paese dove nessuno parlava di AIDS fino a pochi anni fa. Nel giardino del St. Mary Hospital troviamo Nompumelelo, 28 anni, e il suo piccolo Smanghele, 7 anni. Sono entrambi sieropositivi, l'hanno scoperto quasi per caso nel 2008. Smanghele ha cominciato ad avere un'infiammazione alle ghiandole. Così siamo andati al più vicino ospedale, mi hanno mandato qui al St. Mary. Hanno eseguito il test su Smanghele, che è risultato positivo, così come il mio. The result was HIV positive and my result was positive too. Perché non avete utilizzato il preservativo? Beh, a quei tempi non sapevo nulla dell'AIDS. Ero così in forma, in buona salute. E anche il mio fidanzato godeva di buona salute. Ecco perché non ho mai usato il preservativo. La più ampia campagna di sensibilizzazione mai condotta in Sudafrica è stata lanciata in occasione dei mondiali. Il presidente Jacob Zuma, che ha pubblicamente annunciato la sua poligamia, si è personalmente prestato ad un test che ha rivelato la sua sieronegatività. Oltre 1 miliardo di preservativi sono stati distribuiti e questa campagna sta cominciando a dare i suoi frutti. All'ospedale St. Mary, 300 pazienti vengono tutti i giorni per i loro trattamenti. Siamo di fronte a un'epidemia di enorme portata. Da quello che sappiamo, tra i 5 e i 7 milioni di sudafricani teoricamente sono sieropositivi. È molto importante che le persone conoscano il loro status. Se sono sieropositive, allora saremo in grado di offrire loro un trattamento. Qualora siano negative, le incoraggeremo a perseguire uno stile di vita che consenta loro di rimanere tali. Questa è una grande opportunità, non solamente per dire alla gente vieni e fai un test. Abbiamo colto l'occasione per discutere di molti altri argomenti. In Sudafrica c'era una campagna formidabile per educare le persone in tutto il paese, ma si sa, girano sempre strane leggende, per esempio che avere rapporti sessuali con una vergine o con qualcuno che è negativo agisca come un rimedio, facendo scomparire la malattia. It will sort of cure you of your HIV or dilute it. Teoricamente un sudafricano su 3 si sottoporrà ad un test HIV nei prossimi mesi. L'obiettivo è molto ambizioso, perché in caso di successo potrebbe dimezzare il numero di nuove infezioni nel 2011.